Non abbiamo giocato in maniera fluida come siamo abituati. E sapevo che sarebbe stata una partita di questo tipo, sporca, perché il Pordenone giocava con 10 giocatori sotto la linea del centrocampo, cercava di intercettare la palla e ripartiva. E noi però abbiamo sbagliato troppe volte dal punto di vista tecnico. Però eravamo riusciti a sbloccarla e purtroppo poi c'è stata quella situazione finale con il portiere che ha portato al pareggio del Pordenone. Però in tutta onestà non abbiamo fatto una delle nostre migliori partite oggi. Dobbiamo mettere in conto che alcune partite saranno di questo tipo a livello tattico, cioè con la squadra avversaria che sarà bassa e cercherà il contropiede e dunque dobbiamo essere più bravi dal punto di vista tecnico e oggi qualcosa abbiamo sbagliato e soprattutto anche a livello di rifinitura perché non abbiamo creato tanto come invece siamo abituati. Beh, fare il punto è importante perché fare una buona prestazione ad oggi per noi e raccogliere 0 punti è molto complicato poi dal punto di vista psicologico. Invece fare il punto in un campo difficile, con una squadra forte, organizzata, che finora in casa ha fatto tabula rasa, per noi è un motivo di grande soddisfazione. Però sappiamo che la strada è tortuosa, ripida, ripida, e dobbiamo stare molto attenti, tenere incareggiato tutto, avere equilibrio. Sappiamo che se facciamo delle prestazioni così vuol dire che non siamo una squadra o comunque un gruppo di giocatori allo sbando, siamo una squadra che può dire la sua in questo campionato, però ogni partita è una battaglia, ogni partita si può vincere, si può perdere e quindi dobbiamo avere una mentalità e un equilibrio importante. Oh, nello spogliatoio dei ragazzi che mi conoscono come Stefani, Misurata, Pasa e quindi mi hanno anche alleggerito il compito sotto certi aspetti. La cosa che mi è piaciuta di più oggi, al di là della prestazione, mi è piaciuto il gol dell'esultanza di tutta la panchina, mi sono ritrovato da solo e quindi per me è un motivo di grande soddisfazione perché io tengo in considerazione davvero tutti e mi dispiace non far giocare tutti perché anche oggi ho lasciato giù della gente importante. A casa della gente importante, quindi dobbiamo essere tutti quanti bravi a portare il nostro mattoncino, sapendo che lo spazio non è per tutti e quindi la gestione del gruppo è la cosa più importante, la gestione dell'uomo, cercare di non prendere in giro nessuno e cercare di ricevere tantissimo da loro, come hanno fatto oggi.